potremmo dire cambiamo argomento, ma non è vero, no? Nel senso che il modulo di oggi ha un titolo che insomma sembra discostarsi, ma ora scoprirete che in realtà in un certo modo abbastanza sinergico le due cose sono legati. Il modulo abbiamo intitolato Sperimentazioni e benessere animale. Ce ne parleranno e gli do subito la parola la dottoressa Marta Piscitelli, che è veterinaria ricercatore presso l'Enea, e in seguito poi interverrà il dottor Giuliano Grignaschi, che è responsabile del benessere animale della Direzione Servizi per la Ricerca dell'Università degli Studi di Milano. Quindi, Marta, quando vuoi, puoi avviare, accendere il microfono e avviare la condivisione. Ecco, mi sentite? Perfettamente. Ok, perché l'avevo spento. Allora, metto la presentazione e mi presento un pochino di più. Ecco fatto. Allora, buongiorno a tutti e grazie di questa opportunità anche di aver potuto ascoltare Mina Welby e Beppino Englaro che fanno parte un po' della mia vita, delle mie riflessioni e sono state una testimonianza importantissima. E per me, per esempio, l'occasione per parlare a casa di alcune cose, io lo dico francamente, perché appartengono proprio a un mio passato. Io penso che in Italia non se ne parli per superstizione, perché come se in qualche modo uno si tira delle cose che possono veramente far soffrire tanto. E quindi grazie anche di questa opportunità. Allora, come dice Giuseppe, giustamente la sperimentazione animale, non si discosta tanto dagli argomenti affrontati in questo progetto. Perché come molti argomenti che appunto l'Associazione Luca Coscioni porta nelle scuole e quindi a contatto con gli studenti, solleva molte problematiche, sia scientifiche, ovviamente perché sono argomenti molto legati alla medicina, alla ricerca biomedica, eccetera, ma che sollevano anche la nostra sensibilità, le nostre emozioni. Quindi sicuramente sono degli argomenti di grandissimo impatto sull'opinione pubblica. Nella mia esperienza di 30 anni di lavoro nel campo della sperimentazione animale, mi sono occupata sia di ricerca, ovviamente, partecipando attivamente a dei progetti di ricerca, sia però al lato animalista, cioè a tutte quelle proteste, contestazioni, anche affermazioni che il mondo animalista ha fatto in questi 30 anni, per capirne proprio le ragioni. Anche per non chiudermi in quel mondo stretto della scienza e dire abbiamo ragione a prescindere, quindi ascoltando tutte le voci. Poi capirete perché vi dico questo, perché comunque è molto importante di qualsiasi argomento farsi un'idea generale, sentire un po' tutte le campane. Allora, che cos'è la sperimentazione animale? La sperimentazione animale è un metodo scientifico, che fa uso di animali vivi, per Marta, ampliare. scusami, non so se Dimmi. hai condiviso lo schermo. Ah, scusami, scusami, no, non l'ho condiviso, aspetta. Ok, intanto dico ai ragazzi che se durante la Scusami. spiegazione della dottoressa Piscitelli avete qualche dubbio sulla terminologia, sul Eccomi. significato delle parole, ce la scrivete in chat come sempre, e per gli interventi un po' più corposi o rimandiamo alla fine, sia o tramite intervento vostro o tramite lettura nostra, va bene? Allora, riprendiamo da qua. Diciamo, tanto comunque mi avete ascoltato, giusto? Sì, perfettamente, non si Ok, vedeva perfetto. solamente questo. Certo, non l'avevo fatto. Allora, questo vi devo spostare a voi perché. Allora, quindi arriviamo alla definizione di sperimentazione animale. Dicevo che è un metodo scientifico che fa utilizzo di animali vivi e che serve ad approfondire, ampliare, migliorare le conoscenze sul corpo umano. E quando dico corpo umano, pensate subito anche al corpo animale, perché tutto quello che viene scoperto sull'uomo ha delle ricadute anche sulle conoscenze in campo veterinario o animale. E si divide in diversi, diciamo, possiamo dividerlo in maniera didattica in tre tipi di sperimentazione. La sperimentazione regolatoria, che è quella che si fa obbligatoriamente per legge per provare l'efficacia e la sicurezza dei farmaci,
di cui poi parleremo più a fondo, e la ricerca di base e applicata. La ricerca di base è quella che studia la fisiologia di un organismo, di un apparato, di un tessuto, di una cellula e anche la patologia naturale. La ricerca applicata è quella che cerca di dare delle risposte soprattutto a dei quesiti clinici. Vi faccio un esempio in modo che mi possiate capire. Esiste una forma giovanile di diabete? Il diabete è una malattia, penso che l'abbiate sentita nominare diverse volte, in cui la persona ha una difficoltà a metabolizzare gli zuccheri perché, per esempio, produce poca insulina. L'insulina viene somministrata tipicamente attraverso un'iniezione. Quindi i medici hanno un problema con i bambini che soffrono di diabete per l'autosomministrazione di questo ormone, di questa sostanza. Quindi chiedono alla ricerca di trovare un altro metodo, per esempio la somministrazione per bocca, per somministrare questo farmaco ai bambini affinché si possano curare da soli, si possano autosomministrare il prodotto di cui hanno bisogno. Questo è un tipico caso di ricerca applicata. Vi faccio notare che la definizione io l'ho presa dall'Enciclopedia Treccani. L'Enciclopedia Treccani è una, enciclopedia molto autorevole, italiana, molto attendibile. Perché vi dico questo? Perché se voi cercate che cos'è la sperimentazione animale, ad esempio su Wikipedia, che è un dizionario che tutti utilizziamo, anche la sottoscritta, in questo caso le definizioni non sono così esatte. Per esempio, la ricerca di base, che vi ho detto, è la ricerca su ciò che succede normalmente all'interno di un organismo, viene definita, ad esempio, la mera osservazione del comportamento animale. Non è proprio così. La mera osservazione del comportamento animale si chiama etologia ed è un'altra cosa, fa parte della ricerca di base, ma non è strettamente ricerca di base. E quella applicata alla definizione è molto peggio, perché dice quando l'animale viene usato come modello al fine di comprendere meglio una determinata caratteristica biologica di un'altra specie. Questa è tipicamente la ricerca di base. Perché vi faccio notare questo? Perché su questi argomenti molto importanti, che investono anche, come vi ho detto, il nostro sentire, informarsi non è sempre così facile. E chiaramente uno gira per internet, per la rete, che è un sistema meraviglioso, pieno di notizie, ma districarsi e trovare le notizie vere, attendibili, è sempre molto difficile. Un mio primo consiglio è quello di verificare su altri siti le informazioni. Allora, entriamo proprio nel vivo. Sperimentare sugli animali è corretto? Qual è il modello migliore per capire l'uomo? Forse l'uomo, sicuramente l'uomo. Se io ho una malattia dell'uomo, sicuramente il modello migliore è l'uomo. Vi faccio subito una domanda. Quale uomo? Gli uomini sono molto diversi, la loro storia è molto diversa. E la domanda a quale uomo, alla quale risponderò dopo, è molto importante, poi vi dirò perché. Invece usiamo gli animali, diciamo dal punto di vista dell'impatto è sicuramente una responsabilità morale, una responsabilità altissima che l'uomo deve sentire perché gli animali vengono sacrificati, gli animali vengono fatti soffrire, quindi è sicuramente una responsabilità. Però gli animali sono un ottimo modello perché hanno delle analogie col corpo umano e quello degli altri animali, pensate ai mammiferi, a quante cose hanno in comune, sono un modello perfetto per studiare una patologia. E diciamo, l'implicazione morale è meno pesante. Esistono anche degli altri sistemi, ad esempio le colture in vitro. Le colture in vitro, vi spiego semplicemente cosa sono. Si dice in vitro perché chiaramente nell'Ottocento esistevano dei contenitori di vetro che venivano lavati e riutilizzati. Adesso, dopo l'epoca delle plastiche, abbiamo delle plastiche meravigliose adatte a coltivare le cellule. Le cellule provengono da resezioni anatomiche, resezioni chirurgiche, biopsie, quindi a prelievi da cadavere, da persona, diciamo, e vengono mantenute in vitro attraverso la somministrazione. Vedete proprio in questa immagine di un liquido che viene definito liquido di coltura, che ha tutti i nutrienti, quindi carboidrati, proteine, di cui necessitano le cellule per poter vivere.
Questi contenitori vengono mantenuti in apparecchiature che si chiamano incubatori, che sono una specie di grandi forni dove la temperatura, guardate un po', viene mantenuta a 37 gradi, che è la temperatura del corpo umano, perché ovviamente queste cellule vivono benissimo alla temperatura del nostro organismo. Quali sono i limiti di questo modello? Il limite è che noi di solito mettiamo un tipo cellulare e la sostanza che vogliamo studiare la mettiamo a contatto con uno strato di cellule, che certo è un sistema molto semplice. Abbiamo delle informazioni, abbiamo delle risposte perché le cellule venendo a contatto con delle sostanze reagiscono e producono altre sostanze o muoiono, ad esempio, o subiscono delle mutazioni. Per cui sicuramente abbiamo delle informazioni, ma sono delle informazioni limitate a un tipo di cellula coltivata in vitro. Un sistema un pochino più sofisticato è questo chip. Questo chip è un sistema più dinamico rispetto alla cultura cellulare su piastra, perché all'interno di questo piccolo tunnel che vedete vengono comunque stratificate delle cellule e viene fatto passare un liquido, sempre ricco di sostanze nutritive, contenente delle molecole che vogliamo studiare, e si vede praticamente che reazioni hanno. Quindi c'è un certo dinamismo. Un ampliamento di questo sistema molto più sofisticato è il Human on Chip. Cosa significa? Che quella struttura di plastica che avete visto è molto più complessa e contiene vari tipi cellulari: cellule epatiche, cioè di fegato, polmonari, renali, muscolari, fibroblasti. Vari tipi di cellule che vengono a contatto con la sostanza che vogliamo esaminare, produrranno delle sostanze, subiranno dei danni, produrranno tantissime sostanze che verranno raccolte e verranno studiate. Questi meccanismi sono stati messi a punto dalla ricerca, dagli scienziati, per risparmiare il numero di animali. Nessuno è felice di usare gli animali. Gli animali sono necessari perché rappresentano la complessità di un organismo che nessun sistema in vitro potrà mai rappresentare. Questo al di là di quello che dicono gli animalisti, che esistono dei sistemi alternativi alla sperimentazione animale, dico, ahimè, non è vero. Esistono dei sistemi complementari, cioè dei sistemi che accompagnano e precedono la sperimentazione animale, ma ancora non si può fare a meno degli animali. E adesso torniamo alla domanda che avevo fatto prima. Si può sperimentare sull'uomo ed è stato fatto in passato. Da poco abbiamo celebrato il giorno della memoria e abbiamo ricordato gli abusi e le azioni disumane che sono state fatte su una popolazione discriminata. Per questo dico, sperimentare sull'uomo va bene, ma su quale uomo? A me è capitato, ve lo racconto perché è molto significativo, di ospitare delle scuole che sono venute a vedere i topolini. Io lavoro solo con piccoli roditori in stabulario, che è il posto dove vengono mantenuti questi animali. E qualcuno dei ragazzi ha detto: ma perché non sperimentiamo sulle persone, per esempio sui carcerati, sui malati terminali? No? Come se noi potessimo decidere su chi sperimentare. Qualcuno prima di noi l'ha fatto, attenzione, molto pericoloso. Non cadiamo nel tranello di sentirci superiore a qualcun altro. Un carcerato non è superiore a noi, sta vivendo una situazione drammatica. Una persona, un malato terminale, a parte che non ci dà delle informazioni, perché se è un malato terminale, chiaramente sarà già affetto da qualche patologia, ma chi stabilisce su chi sperimentare? Il processo di Norimberga è un evento estremamente importante nella legislazione sulla sperimentazione umana. La sperimentazione sull'uomo si fa ancora, perché poi vedremo che quando si produce un farmaco, dopo aver fatto tutte le prove di laboratorio, c'è una fase che contempla l'uso delle persone, ma c'è una legislazione che dice che sulle persone si sperimenta solo dopo un consenso informato. Cioè, adesso si può sperimentare sulle persone che volontariamente partecipano alla sperimentazione.
Il codice di Norimberga, appunto, il processo di Norimberga, ha dato il via a una serie di norme, regole, leggi, linee guida che tutelano le persone. E vi dirò di più che nonostante questo, nonostante queste leggi che si sono, diciamo, sviluppate dopo gli anni 50, perché il processo di Norimberga è del 49, della fine degli anni 40, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale, non hanno evitato che comunque ci fossero degli abusi di popolazioni discriminate. Sono stati fatti degli studi, per esempio, su popolazioni africane in cui hanno fatto, diciamo, infettare delle persone con una malattia, vi dico anche qual è, la sifilide, e invece di curarle, la terapia già si curava, sono stati lasciati andare in modo da vedere tutte le varie fasi di questa malattia fino alla morte. Quindi, questi eventi disumani sono stati poi pubblicati. Notate bene che stiamo parlando degli anni 60, degli anni 70, non c'era la comunicazione che c'è ora. Evidentemente ora succede qualcosa a Washington, interrompono tutte le trasmissioni e in tempo reale noi sappiamo i disastri che succedono altrove. Negli anni, stiamo parlando appunto nel dopoguerra, 50, 60, 70, le comunicazioni non erano così. Ma qualche medico, diciamo, un po' cinico, un po' cattivo c'è sempre stato. Quindi questi eventi sono ancora andati avanti in alcune parti del mondo, ma il processo di Norimberga stabilisce che per sperimentare sull'uomo, l'uomo deve essere informato. Se voi siete maggiorenni e vi andate a fare qualsiasi intervento chirurgico o subite qualsiasi nuovo intervento terapeutico, vi fanno firmare un consenso, cioè vi informano di quello che vi sta succedendo, vi propongono una terapia, vi informano sui rischi lievi o gravi a cui state andando incontro e vi fanno firmare. Dovete essere volontariamente partecipi a questa sperimentazione. Vado avanti, posso andare avanti? Ci sono. Sì, Marta, solamente per riallacciarci al modulo della volta scorsa, ricordo ai ragazzi che abbiamo citato la legge 219 del 2017, che è la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento e il consenso informato, cioè quella legge che è stata, diciamo, un successo dell'associazione, raccolte firme, un sacco di mobilitazione, ha visto confluire anche il discorso del consenso informato di cui Certo. tu facevi riferimento, in maniera da dare un aggancio, insomma, a quello per spiegare anche perché da diversi punti di vista tutto questo è collegato, ecco. Esattamente. Nasce tutto da qui. Allora, il processo di Norimberga è l'evento importantissimo in campo della ricerca scientifica medica che ha dato inizio a tutta la legislazione sulla protezione dell'uomo. Non si può sperimentare sull'uomo perché se ci pensate bene, se fosse possibile, il modello umano sarebbe una popolazione discriminata. Durante il nazismo erano gli ebrei, erano gli zingari, erano gli omosessuali, erano i disabili. Non facciamo lo stesso errore. Diciamo, siamo consapevoli che siamo tutti uguali, abbiamo diritti tutti uguali, che le nostre diversità sono qualitative, non sono quantitative, non è che c'è superiore e inferiore, siamo diversi, punto. E nessuno può sperimentare sull'altro senza che quello sia, diciamo, consapevole e partecipi volontariamente. Allora, stabilito che non si può sperimentare sull'uomo, rimaniamo sugli animali. Gli animali effettivamente sono degli ottimi modelli. La conoscenza approfondita del modello animale ci fa capire quanto questo animale abbia delle analogie con l'uomo, con la persona, e quanto non le abbia, perché più si studiano i modelli, più si capisce quando sono il modello ideale, adeguato, e quando non lo sono. Ad esempio, i piccoli roditori, che sono gli animali utilizzati, topi e ratti, per l'80%, per quanto riguarda gli animali da laboratorio, hanno delle preziose analogie col corpo umano, ma hanno anche molte differenze, per cui i risultati ottenuti in questi animali non sempre sono facilmente, si dice, traslabili, cioè attendibili per quanto riguarda l'uomo. Quindi mi raccomando, il modello deve essere un modello molto ben noto.
Vi posso dire anche che siccome c'è un obbligo dei ricercatori di utilizzare anche animali a basso sviluppo neurologico, adesso sta prendendo molto piede un pesciolino, cioè piuttosto di usare dei mammiferi come i roditori, si usano dei pesci e su questi pesci si fanno degli studi veramente molto raffinati che danno delle informazioni preziose anche per il corpo umano. E poi vi farò un esempio molto carino. Ho messo questa diapositiva perché innanzitutto è importante capire fino in fondo che cos'è un organismo modello o un modello biologico o un modello animale e poi anche per elencarvi le caratteristiche che devono avere questi modelli, perché ho messo soprattutto una voce in rosso per tornare anche a un altro argomento che poi vi dirò. Allora, innanzitutto un modello buono è un modello che ha una vita breve. Non posso fare degli studi sull'invecchiamento, per esempio, tantomeno anche in un cane, perché il cane vive troppo. La mia ricerca durerebbe 10 anni se voglio fare uno studio sull'invecchiamento, ad esempio. Quindi deve avere un ciclo di vita molto breve. Quindi usiamo i topi anche per questo. Il topo nasce a 5 settimane. Raggiunge la pubertà, quindi lo sviluppo, è in grado di riprodursi, ha diciamo 6 mesi e adulto è 1 anno e mezzo, è vecchio. Quindi se voglio fare vari studi sulla vita di questo modello, lo posso fare in un tempo limitato. Poi gli animali devono avere una progenie numerosa, perché chiaramente se io faccio dei trattamenti e ho bisogno di vedere questi trattamenti, che risultato hanno, che effetti hanno sulla prole, devo averne un certo numero. Pensato a un animale che mi fa uno, due cuccioli. Che dato ho se non si presenta nessuna lesione? Posso dire che quel farmaco, che quella sostanza non fa danni? Uno, due piccoli è troppo poco. Usiamo animali che fanno 6, 8, 12 piccoli, in modo che nella casistica è più probabile che io veda un danno. E poi questo, essere standardizzato. Cosa significa? Che io non posso andare per la strada e prendere un cane randagio. Io devo conoscere questo modello e questo modello deve essere allevato in condizioni standard, significa con un ciclo luce buio di 12 ore, a temperatura costante, a umidità costante. Devo conoscere la sua vita, se si è riprodotto, se non si è riprodotto, quale malattia ha avuto. Quindi vorrei sfatare una cosa che adesso non si sente più tanto. Ma negli anni passati si sentiva molto che i ricercatori, sempre un po' cattivi, andavano per la strada, prendevano gatti e cani randagi e li utilizzavano per la loro ricerca. È vietato dalla legge ed è impossibile diciamo, al ricercatore un animale che non viva e venga mantenuto in condizioni standard, non serve a niente, perché i nostri risultati devono essere ripetibili in qualsiasi situazione. Cioè, i risultati che ho io a Roma nel mio stabulario li deve avere Giuliano Grignaschi a Milano, diciamo, il ricercatore a New York e il ricercatore a Tokyo. Quindi le condizioni devono essere standard. E poi le ultime due le mettiamo insieme, così non mi dilungo, anche un'economia di mantenimento, perché ovviamente se io ho un animale, un modello che mangia solo un determinato tipo di mangime, che in cattività non si riproduce, che ogni tanto si ammala, eccetera, non è sicuramente un buon modello. Deve essere facile da allevare e deve anche costare poco. La ricerca con gli animali costa tantissimo, ha un costo elevatissimo. Quindi, se anche mettiamo un costo di allevamento, diventa veramente una ricerca impossibile. E quindi difficilmente finanziabile. Quindi i costi di produzione devono essere mantenuti bassi. E adesso vi racconto il caso del talidomide. Perché vi racconto questo caso? Il caso del talidomide è un caso molto importante che ha segnato la normativa sulla sperimentazione animale. E ne parlo anche con entusiasmo perché è un caso che ho approfondito tanto, ho studiato tanto, perché quando io ero ragazza e ho cominciato a lavorare nel campo della sperimentazione animale, era un argomento che veniva portato dal mondo animalista come argomento per sottolineare
diciamo, l'inutilità della sperimentazione animale. Nell'arco degli anni, e poi capirete perché, invece è proprio l'associazione dei malati di talidomide che sostiene la sperimentazione animale, perché in realtà quello che è risultato da tutti gli studi è che la sperimentazione animale non fu fatta bene, fu lacunosa, per cui non diede le informazioni giuste per poter evitare tutti i danni che sono stati causati da questo farmaco. Qual è la storia? Negli anni 50 un'azienda svizzera produsse il talidomide. Il talidomide è un potente sedativo e controlla le nausee mattutine delle donne in gravidanza. Quindi diciamo un antiemetico, controllava proprio la nausea, che è un sintomo molto frequente in gravidanza. E venne commercializzato da un'azienda tedesca, la Grünenthal, che ne fece un grande battage pubblicitario, lo pubblicizzò sulle riviste, scrissero articoli che era completamente innocuo, eccetera, e quindi soprattutto in Europa ebbe una larghissima diffusione, poteva essere somministrato senza ricetta medica, stiamo sempre negli anni 50, senza ricetta medica, e aveva un costo assolutamente accessibile, per cui ebbe una diffusione, adesso mi viene da dire drammatica, ma ebbe una grandissima diffusione in Europa. Dopo che fu diciamo, somministrato a molte donne e anche ad alcuni anziani per questo suo potere sedativo, quindi per conciliare diciamo, meglio il sonno per le persone anziane, per l'appunto, qualche medico iniziò a osservare dei casi di aborti, di feti nati in maniera prematura malformati e di nascite di bambini con gravissime malformazioni agli arti. Potete vedere in queste immagini persone con arti praticamente atrofici, quasi senza arti, sia arti inferiori che arti superiori, quindi braccia e gambe. E qualche medico cominciò a fare la correlazione, cioè a dire: ma non è che questo farmaco che provoca queste malformazioni? L'azienda farmaceutica negò l'evidenza, non se ne curò affatto, anzi seguitava a portare diciamo, in pubblicità la innocuità di questo composto, fino a quando un medico australiano e un medico inglese misero in evidenza una correlazione stretta tra questi e lo portarono a un congresso e si confrontarono su questo caso. Per cui cominciò invece a essere più opinione comune che ci fosse questa correlazione. Ma, vi ripeto, parliamo sempre in periodi in cui la comunicazione era veramente difficile e quindi il farmaco fu seguitato ad essere assunto dalle donne in gravidanza. L'unica che si oppose alla vendita, alla commercializzazione, quindi a accettare la licenza, cioè a dare la licenza alla commercializzazione del farmaco negli Stati Uniti, fu questa dottoressa, la dottoressa Frances Kilsey, che invece approfondì, lei già apparteneva alla Food and Drug Administration che si occupa dell'autorizzazione dei farmaci negli Stati Uniti, ma all'epoca ancora non davano l'autorizzazione, ma semplicemente raccoglievano la documentazione. Lei notò che la documentazione che accompagnava questo farmaco era veramente lacunosa, gli esperimenti erano fatti male su pochissimi animali e credette subito a questa correlazione e vietò la commercializzazione del farmaco negli Stati Uniti e questo salvò gli Stati Uniti da questo evento drammatico che ha colpito tantissime famiglie. Per questo motivo, per questa sua intuizione e serietà professionale, il presidente Kennedy l'ha insignita del premio, di un premio diciamo di come dire, beneficio civile, di beneficio alla collettività, perché lei effettivamente decidendo contro l'opinione di tutti, immaginate le pressioni che ebbe questa dottoressa anche dalle industrie farmaceutiche e dai medici, lei si oppose e fu la salvezza degli Stati Uniti. La sua opposizione portò addirittura, questa foto è bellissima, la firma di un emendamento fatto dal Food and Drug and Cosmetic diciamo, Administration
che ha rivoluzionato la legge sulla produzione dei farmaci. Dopo questo emendamento fu obbligatoria l'autorizzazione della Food and Drug Administration per la messa in commercio dei farmaci, quindi l'ha cambiata completamente e le leggi sulla sperimentazione animale diventarono sempre più severe. Anche in Europa, stiamo parlando degli Stati Uniti, anche in Europa il caso talidomide ha rivoluzionato la legge sulla sperimentazione. Fu proprio quel caso che diede inizio alle leggi sulla farmacovigilanza, sui controlli maggiori per la produzione dei farmaci. E pensate che queste vicende, guardate questa diapositiva, vedete il 2017, cioè l'altro ieri praticamente, ancora dopo 50 anni, siccome ci sono state ovviamente varie denunce a questa azienda farmaceutica che ha negato l'evidenza per tantissimi anni, ancora nel 2017 si parlava di questi casi, perché non era stata ancora dimostrata la capacità, si dice, teratogena, cioè di provocare malformazioni del farmaco sul feto. Questo meccanismo è stato provato nel 2019, quindi come chiudere il cerchio, finalmente hanno scoperto perché il talidomide provoca queste malformazioni nello sviluppo embrionale. Calcolate che molte persone sono nate con le malformazioni, ma ci sono stati tantissimi casi di morti premature o di feti nati morti, perché diciamo accanto alle malformazioni agli arti ci sono malformazioni cardiache, quindi malformazioni gravissime, e ci sono ancora delle cause in corso con la vecchia azienda farmaceutica. Questo meccanismo di azione è stato scoperto nel pesce. Per questo vi dicevo che quando si può si utilizza anche un modello non mammifero, quindi sicuramente ha sviluppo neurologico inferiore, e questo piccolo pesce lungo 2,5 cm che si chiama zebrafish ha veramente preso piede tantissimo, viene usato moltissimo per gli studi di embriologia, per gli studi di immunologia, di cancerogenesi, quindi sono tutti paroloni, ma insomma su argomenti importantissimi che investono la salute umana. Questo pesciolino, diciamo, a 3 mesi è adulto e si riproduce tantissimo e le larve sono trasparenti, quindi pensate come sia utile provocare delle lesioni o vedere se alcune sostanze provocano lesioni e senza sacrificare l'animale vederle così. Basta metterlo in una piastrina con del liquido nell'acqua, metterle sotto al microscopio e si studiano questi pesciolini. Per riassumere, come si produce un farmaco quindi? Dove si colloca la sperimentazione animale? Come dicevamo, esiste tutta una parte di ricerca di base che serve a studiare i meccanismi naturali che avvengono nell'organismo, quindi la ricerca di base. Il riquadro che vedete circondato di rosso sono i test preclinici. Leggete sperimentazione animale, tutto quello che viene fatto sugli animali, e quello che vedete sotto ancora T è il tempo che ci vuole a produrre un farmaco. È stato valutato che la produzione di un farmaco richiede 10-12 anni di ricerca. E quindi diciamo un tempo lunghissimo, con grandissime frustrazioni, con grandissime delusioni e grandissimo anche entusiasmo, perché chiaramente ci vuole per fare un lavoro che dà risultati in tempi così lunghi. E guardate questa cornucopia, questo cono, si parte dalla ricerca di 5-15.000 molecole per arrivare magari, forse, alla produzione di una molecola utile per la salute umana. Per cui è un lavoro estenuante, stressante, che richiede tantissimo impegno e tantissime motivazioni e ha un costo enorme, 2-3 miliardi di dollari per produrre un farmaco. E questa è la procedura con la quale per legge si produce un farmaco: la ricerca di base, i test preclinici obbligatori. Se la sostanza supera i test preclinici, andiamo avanti e sperimentiamo sull'uomo. Quale uomo? Inizialmente si sperimenta sul volontario sano per vedere ovviamente farmaci, ad esempio non gli antitumorali, farmaci
che notoriamente provocano anche degli effetti avversi, ma sono dei salvavita, però la maggior parte delle molecole si provano sul volontario sano e si fanno degli studi di farmacocinetica, cioè come si comporta questa sostanza nell'organismo umano. Se anche questi test sono superati, si passa sul malato, quindi il farmaco viene provato sul malato. Viene messo in commercio e poi c'è tutta una fase di vigilanza che può durare anni, perché ovviamente fino alla sperimentazione clinica le persone su cui viene sperimentato è poco, ma quando entra in commercio ovviamente l'imbuto si allarga e quindi c'è il controllo dei fenomeni avversi che si potrebbero sempre presentare e quindi c'è questo meccanismo di vigilanza in cui vanno segnalati, nel nostro caso all'AIFA, cioè l'Agenzia Italiana per il Farmaco, al Ministero della Salute, che tiene conto di tutte le segnalazioni degli effetti avversi. Come si tengono questi animali? Come si usano questi animali? Un tempo si tenevano così. Negli anni 50 le gabbiette erano di legno, pensate all'igiene di questa gabbietta, non si poteva lavare, non si poteva sterilizzare, quindi i meccanismi erano, diciamo, abbastanza rudimentali. Senza farvi tutta l'evoluzione delle gabbie, vi faccio vedere subito che adesso gli animali si tengono in strutture tipo queste, sono delle strutture molto sofisticate, potete immaginare che ogni gabbia sia un piccolo stabulario a sé, con la sua ventilazione, l'aria viene presa da questo motore, viene filtrata, immessa nelle gabbie, riaspirata, rifiltrata e rimessa nell'ambiente. Quindi la sperimentazione animale costa anche per questo tipo di struttura. Anche per i macchinari che ora vengono utilizzati, non è che si fa la sperimentazione nei laboratori e i ricercatori sono dei sadici che la mattina si svegliano e vogliono fare dei progetti. Adesso vi spiegherò poi l'iter autorizzativo. Questi sono i laboratori dove si usano gli animali. Per usare gli animali si usa la TAC, la risonanza magnetica, si usano gli stessi sistemi di imaging che usiamo per le persone. E questi sistemi, molto sofisticati e molto costosi, hanno ridotto molto l'uso degli animali, perché immaginate lo studio di un tumore in un topolino che pesa 25 grammi, io lo posso seguire attraverso una, per esempio, una risonanza magnetica, un'ecografia, una TAC, quindi posso seguire la crescita di un tumore all'interno dello stesso topo. Prima per studiare un tumore usavo 50 animali, li sacrificavo in tempi diversi e avevo informazioni sull'evoluzione di questo tumore all'interno dell'animale. Adesso uso 5 animali e seguo la crescita di questo tumore sempre nello stesso animale. Quindi se gli sto dando una terapia, vedo se questa terapia sta funzionando o meno. Ecco, guardate questa struttura. Immaginate allevare gli animali in questi palloni, dove c'è un controllo di tutti i microrganismi, questi animali non vengono a contatti con a contatto con batteri, con virus, con funghi, sono animali che sono puliti. Quando vi dicevo il modello standardizzato, cosa significa? Che io tengo gli animali in condizioni tali che conosco perfettamente la loro vita e l'animale che utilizzo io è uguale esattamente all'animale che sta usando il mio collega dall'altra parte del mondo. E ora veniamo alla legge. Nessuno può fare niente al di fuori della legge. Esisteva una vecchia legge su cui mi fermo pochissimo, del 31, poi modificata nel 41, di cui nessuno ha memoria, era la legge sulla vivisezione, si chiamava così, regolamentava un po' l'uso degli animali, ma era totalmente disattesa, era una legge che morto il re nessuno diffondeva, promuoveva e nessuno effettivamente conosceva, ma esisteva. Esistono delle leggi nuove, invece, che sono molto importanti, sono delle direttive europee che ovviamente hanno reso uniforme, armoniche tutte le leggi che ci sono in Europa e vengono tutte da questa, diciamo, sono ispirate a questo principio delle tre R che sono replacement, reduction, refinement, cioè sostituzione, riduzione e miglioramento, che sono riflessioni etiche
cioè si comincia a vedere la responsabilità che hanno le persone nell'uso degli animali, sono state pubblicate in questo libro che si chiama The Principles of Human Experimental Technique, pubblicato da due, diciamo, ricercatori, proprio perché negli anni 50 cominciava a riaffiorare l'interesse per gli animali, soprattutto l'interesse per il benessere animale, e la ricerca sugli animali era molto, molto diffusa. Questo principio delle 3 R ha ispirato la direttiva europea dell'86, la prima direttiva europea, che coinvolge tutti i vertebrati a sangue caldo e a sangue freddo e le forme larvali autonome. Le forme larvali autonome sono quelle tipo i gerini, che sono in grado di nutrirsi da sole. Se voi qualcuno ha fatto caso alla legge, invece quella emanata nel 41, si parlava solo di vertebrati a sangue caldo, mammiferi e uccelli. Mentre guardate l'evoluzione, no? L'evoluzione di queste leggi. L'animale contemplato in questa prima direttiva è qualsiasi vertebrato vivo, non umano, ivi comprese le forme larvali. Quindi abbiamo introdotto i rettili, abbiamo introdotto i pesci e gli anfibi. Questa direttiva europea è stata recentemente modificata, ampliata in una direttiva nel 2010. Ogni direttiva poi chiaramente deve essere applicata all'interno di ogni Stato membro, e la direttiva europea 2010 introduce un'altra grande novità, introduce sia le forme larvali, ovviamente, le forme fetali dei mammiferi al partire dell'ultimo terzo del loro sviluppo. Cosa significa? Che se io utilizzo dei feti che abbiano superato di mammifero il terzo, ultimo di gravidanza, immaginate un topolino che ha una gravidanza di 20 giorni, quindi io dal 14° giorno, se utilizzo quei feti, perché sto facendo degli studi di embriologia, quei feti sono considerati animali. Per utilizzare quei feti devo, non sono più considerati un organo, ma sono considerati individui singoli. E guardate un po', l'ultima direttiva ha introdotto i cefalopodi vivi. Per chi è amante della zoologia saprà già cosa sono i cefalopodi, per gli altri lo dico io, sono le seppie, i calamari. Quindi sono stati introdotti addirittura degli invertebrati, perché ci sono dei gruppi di ricerca, soprattutto inglesi, britannici, che studiano moltissimi questi animali e hanno dimostrato che questi animali sono in grado di soffrire, perché hanno un sistema nervoso non analogo a quello dei mammiferi, né tantomeno a quello dei pesci, ma hanno un sistema nervoso talmente sviluppato che li fa soffrire, per cui sono stati introdotti in questa direttiva. E poi una cosa che vi volevo far notare: queste direttive, guardate il titolo, sono intitolate Direttiva Europea numero 2000, del 2010, numero 63, sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici. Quindi l'oggetto della legge, l'oggetto della direttiva è molto cambiato, non è più la legge sulla sperimentazione animale, sulla vivisezione, è la legge sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali. Qui c'è un cambiamento culturale epocale, cioè gli animali sono riconosciuti essere senzienti, hanno un valore intrinseco. Cosa significa? Che li devo salvaguardare per il loro bene, non per la qualità dei miei dati, ma per il loro bene stesso, e quindi la legge è sulla protezione degli animali. E in questa legge la parola benessere, vita degli animali, qualità della vita è ripetuta tantissime volte, perché è questo che viene sottolineato in tutta la legge. Quindi deve essere chiaro che per fare ricerca con gli animali ogni persona deve essere autorizzata. Questo lo stabilisce non solo la direttiva, ma il nostro decreto legislativo 26 del 2014, che rappresenta l'attuazione della direttiva 63 in Italia. Per quale motivo si possono usare gli animali? L'abbiamo detto, per la ricerca di base, cioè il miglioramento della salute dell'uomo, degli animali e delle piante. Per
per la sua prevenzione, la profilassi, le diagnosi e la cura di malattie. Tutto questo è la ricerca di base. In più, le prove di qualità, di efficacia e innocuità dei farmaci, anche di qualsiasi prodotto, sappiatelo, che utilizzate un additivo alimentare, una lacca, una vernice, una plastica, tutto viene testato sugli animali, perché gli animali, avendo molti apparati, tessuti, sistemi analoghi a quello dell'uomo, danno delle informazioni importantissime. E se noi oggi possiamo usare dei prodotti con grande tranquillità, e lo possiamo fare perché queste sostanze hanno superato egregiamente queste prove sugli animali. Per la protezione degli ambienti, ovviamente gli animali, tutto quello che può contaminare l'ambiente viene testato sugli animali. C'è una ricerca anche finalizzata alla conservazione delle specie, per esempio delle specie in estinzione. Studierò un animale in via di estinzione su quella specie, allora lo posso fare. L'insegnamento, ovviamente la didattica, pensate alla chirurgia, nessuno prova un procedimento chirurgico per la prima volta su una persona. La maggior parte dei chirurghi si allena sui maiali, per esempio sulle pecore, su animali di grandi dimensioni. Le scuole di chirurgia usufruiscono di questo tipo di animali. Ci sono anche dei surrogati, dei fantocci, si usa tutto, ma prima di fare di provare sull'uomo, queste persone hanno, pensate a un nuovo, per esempio, una nuova procedura chirurgica. Non è che mi capita un bambino, un anziano, una persona dice: guardi, io le propongo questo, però lei sappia che è la prima persona su cui lo faccio. Non è assolutamente così. Si prova sugli animali. Io sugli animali devo allenarmi, vedere quali possono essere le complicazioni di questo intervento, e poi lo proverò sulle persone e le indagini medico-legali che ancora, diciamo, fanno utilizzo di animali. E si può sperimentare solo se non ci sono sistemi alternativi e se uso quello che secondo me è diciamo, la specie a minor sviluppo neurologico. Le persone che sono coinvolte in questo, diciamo, procedimento sono il responsabile del progetto, cioè colui che ha pensato il nuovo progetto di ricerca, il responsabile di esecuzione, cioè quello che farà l'esperimento. Ci deve essere sempre un veterinario, un responsabile del benessere animale, che è il responsabile di tutta la sperimentazione all'interno dello stabulario di cui è responsabile, e poi c'è il parere di un organismo preposto al benessere animale. Guardate quante persone si occupano di benessere animale. Il benessere animale è il fulcro, diciamo, intorno al quale gira tutta la legislazione. Quindi un parere di questo gruppo di persone che dà un'opinione riguardo al valore scientifico, innovativo e anche sul rapporto danno-beneficio, perché io devo dimostrare anche che chiaramente quella ricerca che provoca sicuramente una sofferenza o la morte dell'animale porta sicuramente un miglioramento invece all'uomo o agli animali o all'ambiente. E gli organi, gli enti, diciamo, controllori di questa ricerca sono innanzitutto il Ministero della Salute, che rilascia l'autorizzazione, coadiuvato dall'Istituto Superiore di Sanità, che dà la consulenza tecnico-scientifica, e questo è il procedimento attraverso il quale otteniamo o meno l'autorizzazione. Su questo adesso mi butterei subito sul, invece arriviamo un po' alla fine, perché immagino che, diciamo, di riflessioni ve ne ho date abbastanza. Vado verso la fine dicendo questo: bisogna vivere informati. Abbiamo visto, immagino, anche le riflessioni che avete avuto dall'incontro precedente e quante ne avrete nei prossimi incontri. Questi sono argomenti molto importanti, e sono molto importanti perché un giorno potremo venire chiamati a votare. E quindi potrebbero chiederci la nostra opinione, ma voi siete d'accordo o no a fare questo? E quindi bisogna informarsi, che si sia a favore o contro. Un giorno qualcuno potrebbe chiedervi: ma voi siete favorevoli o contrari alla sperimentazione animale? Informatevi. Siete d'accordo o no all'eutanasia? Informatevi. Come ci si informa? Allora, io metto questa immagine che mi piace tanto, perché questi argomenti sono così. Cosa vedo io?
Per prima cosa, io vedo Biancaneve. La guardo, la riguardo, vedo Biancaneve. Poi mi fermo e vedo anche Sherlock Holmes. Lo vedo dopo. Prima sono colpita da Biancaneve. Questi argomenti sono un po' così. Chi fa comunicazione lo sa come si fa comunicazione, si parla prima col cuore e poi la mente. Quindi non vi fermate alle prime informazioni, non credete a tutto quello che leggete, informatevi. Quando vi dicevano guardate Wikipedia, Wikipedia va benissimo, ma guardate anche altro, leggete a favore e contro, fatevi un'idea, non è facile, ma ci si può riuscire. E come si fa? Guardate queste due persone, no? Che si confrontano. In realtà hanno ragione tutte e due. Ma cosa bisogna fare per argomentare le proprie decisioni? Bisogna informarsi e bisogna informarsi bene. Allora, io mi occupo di sperimentazione animale. Vi faccio un esempio. Gli animalisti hanno messo in bocca ad Albert Einstein questa frase: nessuno scopo è così alto da giustificare metodi così indegni. Vivisezione. Albert Einstein dice questa frase. Falso, falsissimo. Uno dice, se lo dice Einstein, che è stato un genio della ricerca, figurati se non è vero, l'ha detto lui. Peccato che la frase di Albert Einstein sia stata presa da un altro discorso ed era riferita alla bomba atomica. Einstein era un ricercatore, adorava la tecnologia, però temeva i danni che questa tecnologia potesse fare se utilizzata male. E quindi quella frase era riferita a questo argomento. Quindi, quando gli animalisti lo sanno come colpire al cuore, quindi si portano avanti e, diciamo, dicono delle cose non vere. Adesso vi introduco un argomento di cui vi parlerà, più approfonditamente Giuliano Grignaschi, e questi sono gli argomenti attuali. Abbiamo due argomenti attuali di cui vi parlerà Giuliano. Questo, una sperimentazione che si farà presso l'Università di Torino e di Parma, che coinvolgerà delle scimmie, e il mondo animalista chiaramente si è sollevato scrivendo delle falsità drammatiche, importanti, e sono state fatte delle denunce, è stato ricorso al TAR, insomma adesso poi Giuliano vi racconterà tutta la storia, quindi su argomenti tanto più sono importanti, tanto più diciamo, le notizie vengono travisate. Quindi attenzione. E un altro argomento è anche questo, di cui vi parlerà sempre Giuliano, dei vaccini. C'è chi sostiene che alcune persone sono riusciti a fare dei vaccini senza sperimentare sugli animali, perché c'era l'urgenza e quindi vedi quando si vuole, quando si può, c'è qualcuno che vuole, lo fa. Falso anche questo. Quindi attenzione, attenzione alle domande. Informatevi. Come si fa a informarsi bene? Bisogna vedere le fonti. Bisogna sempre andare alla fonte. La ricerca scientifica è l'unico argomento al mondo che viene pubblicato. Cioè, se voi volete sapere se una casa è costruita bene o male, non lo saprete mai, perché nessuno pubblica il progetto. Beh, noi pubblichiamo tutto e il Ministero della Salute pubblica, diciamo, i riassunti scritti in un linguaggio semplice di tutti i progetti che usano gli animali. Siamo gli unici che ci mettiamo in qualche modo a disposizione del pubblico, che mettiamo i nostri dati in comune col pubblico. Che sia questo giusto o no, non sta a me a dirlo, ma noi lo facciamo perché sappiamo che le persone vogliono essere informate e devono essere informate. Purtroppo molto spesso non si ha la consapevolezza che il cittadino è l'utente finale, cioè noi siamo tutti, chi non ha preso mai un'aspirina, no? Un antidolorifico, un antipiretico per farci passare quelle due linee di febbre. Ecco, viene tutto dalla sperimentazione animale, che ci piaccia o meno. E se le possiamo prendere con tranquillità è perché degli animali, il sacrificio degli animali, di cui noi ricercatori siamo assolutamente consapevoli, ci hanno dato la possibilità di prendere questi farmaci con una grande tranquillità. Perché la selezione è stata fatta su di loro. Loro ci danno delle informazioni molto attendibili. Quindi adesso lascio la parola Grazie, a sì. Giuliano, vi Allora, lascio Marta. appunto queste così riflessioni e vi ringrazio tanto perché penso di avervi fatto un bel discorso della vostra attenzione. Sì, Grazie tanto. grazie, grazie Marta, sempre chiarissima, tante informazioni, ragazzi, come vedete.
Stacco un attimo dicendovi che queste informazioni, così come l'altra volta, saranno oggetto di un test che vi verrà somministrato, voi riceverete come l'altra volta, e che è un test che serve anche per vedervi riconosciuta quell'altra ora e mezza di attività che non facciamo in presenza, ma facciamo appunto come lavoro a casa. Quindi, quando noi riceviamo i vostri lavori, che vi mandiamo regolarmente tramite sempre il nostro indirizzo di posta elettronica, quello ci serve per potervi riconoscere l'ora e mezza in più. Vi ricordo anche che alla fine, dopo che avrà parlato il dottor Grignaschi, vi manderò il link per segnare la presenza di oggi. L'altra volta l'abbiamo tenuto un po' più aperto perché c'è stato quello stacco un po' così. Però, insomma, questa volta lo terremo più o meno aperto un'ora dalla chiusura. E come vedete, sono le 5 e un quarto, sforeremo un pochino, ma insomma, diciamo che quello che avete visto sono argomenti assolutamente attuali e che danno proprio il senso della necessità della ricerca. Io, prima di dare la parola a Giuliano Grignaschi, vedo che ci sono una domanda che leggerò io in chat e Jessica, si attivi cam e video di Matteo De Persio. Allora, Lorenza, che è la ragazza che è intervenuta prima, chiede: l'impossibilità di testare in altri modi, oltre che in quello animale, vale anche per i cosmetici? Perché alcune marche di cosmetici non utilizzano la sperimentazione animale? Posso rispondere? Prego. Rispondo direttamente? Allora, mi sembra dal 2013, Giuliano, correggimi se la data è giusta, perché era il 2009 e poi è stata protratta al 2013, mi sembra, è vietato sperimentare qualsiasi sostanza sugli animali, cosmetica sugli animali, quindi le aziende che scrivono test free, no cruelty, sono diciamo delle specchiette per gli allodole, nel senso che nessuno sperimenta più sugli animali, né principi attivi né prodotti finiti. È vietato anche la vendita di prodotti finiti sperimentata sugli animali. Questo è un grande successo se uno pensa al cosmetico e pensa all'ombretto, diciamo così, a quello che è superfluo. Ma i cosmetici sono anche i saponi, gli shampoo, sostanze che possono invece, come dire, migliorare la qualità della nostra vita e anche dei nostri animali, non dimenticatevelo. Quindi non si sperimenta più per i cosmetici sugli animali, si fanno altre prove in vitro e in realtà la cosmesi è ferma, perché chiaramente non potendo nessuna azienda produce più prodotti nuovi con sostanze nuove. Perché non si fidano? Perché immaginate una reazione allergica ad una crema, l'azienda chiude. Quindi vengono utilizzati tutti i prodotti testati in passato sugli animali. Adesso fanno bene a dirlo, non li testiamo, ma qualcuno l'ha fatto prima di te. Quindi è una falsità ideologica, diciamo così. Matteo, vuoi intervenire tu? Attivi la cam? Matteo, ci sei? Jessica, noi non lo Sì, sentiamo. io lo vedo, però è all'audio acceso. Quindi ho chiesto di attivare il video. Matteo dice: avevi alzato la mano per sbaglio, così ci togliamo da questo, come dire, questa impasse. Va bene, allora guarda, congeliamo un attimo la domanda e andiamo avanti con Giuliano, vi dicevo, responsabile del benessere animale all'Università di Milano. Grazie Giuliano, a te la parola. Grazie a te, Giuseppe. Chiedo una cosa prima di tutto, per che ora dobbiamo finire? Perché lo dico perché Allora, vorrei lasciare molto spazio alle domande dei ragazzi. Quindi. l'orario ufficiale sarebbe stato 17:30, Ok. però abbiamo preso quelle ore prima per salutare Mina e Beppino, quindi i ragazzi vedranno riconosciuta sempre l'ora e mezza perché quello è, quindi stiano tranquilli. Se qualcuno andremo un pochino oltre e chi vuol fare domande le farà alla fine, insomma, ecco. No, perfetto, quindi io taglio moltissimo, tanto ho già detto praticamente tutto Marta, quindi mi
Mi piacerebbe veramente molto lasciare molto spazio alle domande dei ragazzi perché sono certo che questo è un tema che porta a fare molte domande. E allora, rapidissimamente, mi presento, appunto, sono Giuliano Grignaschi, sono responsabile del benessere animale degli stabulari dell'Università Statale di Milano. Che cos'è un responsabile del benessere animale? È una persona che non fa ricerca in prima persona, ma che è deputata a verificare che tutte le ricerche che vengono svolte sui modelli animali vengano svolte secondo quelle che sono le normative vigenti e che venga garantito il massimo benessere possibile agli animali che purtroppo ad oggi siamo ancora costretti ad utilizzare nell'ambito della ricerca biomedica. Consentire, cioè garantire il massimo benessere possibile, chiaramente non significa dire che questi animali stanno alla perfezione, sono in ottime condizioni, non soffrono nessun tipo di dolore, perché chiaramente sono dei modelli di patologia, sono dei modelli di malattia. Quindi è evidente che nessuno di noi vuole affermare che non ci siano sofferenze negli animali. C'è sicuramente, è la stessa che provano i nostri pazienti nei nostri ospedali, non deve essere assolutamente superiore a questo livello. Deve essere assolutamente ridotta al minimo, però sarebbe corretto dire che non c'è sofferenza in questi animali. Purtroppo la sofferenza c'è, ma come ha detto giustamente la dottoressa Piccitelli prima, in qualche modo dobbiamo cercare di dare delle risposte ai nostri pazienti e dobbiamo cercare di trovare delle terapie. Allora, il punto è che purtroppo ad oggi non siamo ancora in grado di ricostruire la complessità degli organismi viventi con dei modelli diversi che possono essere, come diceva Marta, in vitro, possono essere in silico, possono essere in chimico, possono essere tutti quelli che vogliamo. Li usiamo tutti, cerchiamo di utilizzarli tutti, ma purtroppo ad oggi non sono ancora sufficienti per riuscire a garantire che cosa? Beh, per riuscire a garantire prima di tutto di avere degli avanzamenti in quella che è la ricerca, su quelli che sono i meccanismi che ci portano a sviluppare determinati tipi di patologie. Ce ne sono ancora tantissime che non riusciamo a curare, ce ne sono ancora tantissime per le quali stiamo cercando le terapie, abbiamo ancora tantissimo da fare e purtroppo ad oggi non disponiamo ancora di metodi che possano consentirci di non utilizzare più l'animale da laboratorio in moltissimi ambiti. Negli ambiti dove qualche cosa è possibile fare, è stato fatto, prima giustamente è stata posta una domanda in merito ai cosmetici. Bene, qui chiaramente i cosmetici hanno, se volete, un profilo di rischio che non è elevato come quello di un farmaco. Non vanno a influire sul nostro organismo, sull'organismo degli esseri viventi che ne fanno uso in maniera così profonda come può fare un farmaco. E quindi si è riusciti a mettere a punto dei sistemi, ma quando dico si è riusciti parlo sempre dei ricercatori, parlo sempre del mondo della ricerca. Non sicuramente purtroppo chi va in piazza a manifestare in molte occasioni contro i ricercatori e va a minacciare la vita dei ricercatori molte volte, sono sempre i ricercatori, sempre il mondo della ricerca, quello che ha messo a punto dei sistemi che ad oggi consentono di evitare tutta una serie di utilizzi del modello animale che fino a qualche anno fa erano necessari. Quindi è grazie a questo tipo di lavoro che ad oggi la comunità europea ha preso la decisione di non permettere più l'utilizzo degli animali per lo studio della sicurezza dei prodotti cosmetici. Come diceva Marta, giustamente questo ha significato un grande blocco dello sviluppo di prodotti cosmetici nuovi, perché nessuno si prende un rischio così elevato, però questa è la situazione. Probabilmente possiamo anche fare a meno di prodotti cosmetici nuovi, non so quanto un nuovo fardo, un nuovo rossetto, un nuovo prodotto cosmetico sia assolutamente necessario e valga il sacrificio di animali, questo non sta a me deciderlo, questo è qualcosa che ha più a che fare con l'etica, però insomma questa è la situazione in questo momento. Chiaramente discorso diverso è quello ad esempio dello sviluppo del vaccino, prima Marta citava giustamente alcuni casi che sono molto discussi in questo periodo. È evidente, e io spenderei proprio un paio di minuti sul discorso del vaccino, dello sviluppo di questo vaccino per il Covid-19, anche perché crea molta curiosità, se ne è parlato tantissimo, se ne parla tantissimo anche oggi. Io spero personalmente di poterlo fare
il più presto possibile, ma vedremo quando questo accadrà. Qui in Lombardia siamo messi molto male, per cui sono appena riuscito a farmi vaccinare per l'influenza, chissà quando riuscirò a farmi vaccinare per il Covid. Staremo a vedere perché questo vaccino è arrivato così velocemente. Questo vaccino è arrivato così velocemente perché è già dal 2003 che la comunità scientifica stava studiando un virus, un coronavirus molto simile a questo. Questo che noi chiamiamo generalmente coronavirus 19, in gergo scientifico invece è denominato SARS-CoV-2, perché è un virus che è molto simile al virus della SARS, che ha fatto la sua comparsa nell'uomo nel 2003. Quindi dal 2003 la comunità scientifica ha cominciato a sviluppare dei modelli animali per cercare di studiare questo virus. È grazie a tutti questi studi che sono stati fatti, quindi vedete una tempistica più o meno quella di cui parlava prima Marta, per riuscire ad arrivare ad un farmaco, ad un vaccino, cose di questo genere, ci vogliono, quando va bene, dai 10 ai 12 ai 15 anni. Quindi dal 2003 al 2020, siamo arrivati al 2020 per combinazione. Ne avremmo fatto meno di questo CoV-2, sicuramente, però sono stati tutti gli studi fatti prima che ci hanno permesso di arrivare a capire esattamente qual è il meccanismo con il quale questi virus si propagano e riuscire ad arrivare a sviluppare un vaccino in tempi abbastanza brevi. Chiaramente ha concorso a tutto questo anche il fatto che una tecnologia particolare, quella dei vaccini ad mRNA, si è sviluppata in questi ultimi anni, ma sempre grazie alla ricerca che è stata fatta negli anni prima, e quindi ecco che oggi disponiamo di tutta una serie di vaccini che comunque sono stati testati per la loro efficacia, prima di tutto in un modello animale. Come si fa a testare l'efficacia di un vaccino? Ebbene, si prende un gruppo di soggetti che vengono trattati con il vaccino, un gruppo di soggetti che non vengono trattati con il vaccino, e si prova ad infettarli con il virus. Se il vaccino funziona, quelli che sono stati trattati non verranno contagiati, quelli che non sono stati trattati no. Bene, questo è possibile farlo in un modello animale, ad esempio nel topo, ad esempio nel primate non umano, come è stato fatto, anche perché in questi animali il virus non dà degli effetti devastanti come quelli che dà nell'uomo. E quindi questo è stato fatto nei modelli animali e queste prove sono state fatte nei modelli animali. Voi pensate, se non avessimo voluto farlo negli animali, avremmo dovuto prendere dei gruppi di volontari sani, a metà davamo il vaccino, un'altra metà no, e poi li infettavamo tutti quanti con il virus e vedevamo chi sviluppava la patologia e chi no. Questo è il punto molto rilevante sul quale dobbiamo riflettere e credo che questo sia il punto etico molto importante. Io la settimana scorsa ho partecipato, no, 2 settimane fa ho partecipato a un bellissimo evento della consulta di bioetica, nel quale si discuteva appunto sulla eticità del ricorso al modello animale. E una delle conclusioni è stata: dovrebbe o potrebbe essere prevista anche la possibilità dei volontari umani di offrirsi per evitare che venga fatto ricorso al modello animale. Questa è una possibilità che eticamente potremmo discutere, potremmo prendere in considerazione, e poi dovremmo cercare di capire chi potrebbero essere queste persone che potrebbero offrirsi per studi di questo genere. Questo è un punto rilevante. Ma oltre a questo, dovremmo anche essere in grado di inserire tutto questo discorso in un contesto molto più allargato. E questa è una riflessione che io veramente suggerisco sempre ai ragazzi. Il rapporto che noi abbiamo con gli animali è un rapporto molto complesso ed è un rapporto che è assolutamente antropocentrico. Noi vediamo gli animali come assolutamente qualcosa che è utile all'uomo e che viene in tantissimi casi sfruttato dall'uomo, no? A partire dall'alimentazione a tanti altri settori. Quindi questo è il rapporto che oggi come oggi abbiamo con gli animali. E ci sono forse tanti altri ambiti nei quali noi sfruttiamo gli animali o induciamo dei danni agli animali che potrebbero e dovrebbero essere presi in considerazione per poter fare un'analisi completa di questo tipo di contesto e dell'etica del nostro rapporto con gli animali. Allora, l'esempio che faccio io sempre è quello della deratizzazione. Noi sappiamo tutti che all'interno delle nostre città noi sacrifichiamo con la deratizzazione, con dei veleni che inducono una morte veramente terribile agli animali,
delle quantità elevatissime di roditori che non sono sostanzialmente diversi da come tipo di animale, sicuramente come stato di salute, eccetera, però sono gli stessi identici animali, le stesse identiche specie che noi utilizziamo in ricerca. Bene, questo è quello che noi facciamo generalmente ai roditori. Perché facciamo questo? Perché ci dà fastidio vedere i topi e i ratti in giro per le nostre città, perché temiamo che possano portarci le malattie, perché temiamo che possano essere dannosi per noi. Allora, questo noi lo accettiamo, eticamente è qualcosa su cui non c'è un grande dibattito, una grande discussione. Mentre invece sentiamo un grande dibattito, una grande discussione per quei pochi, perché sono veramente 10 volte di meno, animali che vengono utilizzati dai ricercatori per cercare di trovare delle terapie, per cercare di trovare delle cure per i pazienti. Quindi questa è una riflessione che secondo me è fondamentale fare per cercare di capire qual è il rapporto corretto che noi dobbiamo cercare di avere con gli animali, e quale direzione vogliamo prendere, consapevoli del fatto che ogni scelta che noi facciamo avrà delle conseguenze più o meno dirette su noi, sui nostri cari, su chi soffre, eccetera, eccetera. Un'ultimissima considerazione, poi lascio veramente alle domande dei ragazzi. La cosa fondamentale da considerare è che il mondo della ricerca è veramente alla ricerca di metodi che possano sempre più ridurre il numero degli animali e sempre più sostituire il modello animale con altri modelli che possano dare risultati uguali o migliori. Io sono un inguaribile ottimista e quindi mi auguro veramente che nell'arco dei prossimi 30, 50, non so quanti anni si riesca a sostituire, se non al 100%, al 90% l'utilizzo del modello animale. Dobbiamo però essere sinceri e dire che in questo momento fare questo dal punto di vista scientifico, senza utilizzare l'uomo come cavia, in questo momento ancora non è assolutamente possibile. Quindi impegniamoci tutti, facciamo tutti tutto quello che possiamo per arrivare il più velocemente possibile a questo momento che tutti desideriamo, però ad oggi dobbiamo essere sinceri nell'ammettere che non è possibile in questo momento. Io non andrei oltre, Giuseppe, lascerei Sì, veramente ma sentiti libero se vuoi aggiungere qualcos'altro, magari intervalliamo. Ragazzi, a voi la parola se volete porre qualche domanda sia sull'intervento di prima che su quello di adesso, magari sul vaccino del Covid, immagino che sia un argomento più di tendenza in questo momento, potete o alzare la mano, che è la cosa migliore, così fate voi la domanda, o scriverla nella chat. io volevo aggiungere ai ragazzi, che capisco che sia sempre difficile rompere il ghiaccio con questi tipi di argomenti, però veramente volevo invitare tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando a fare qualsiasi tipo di domanda, perché non esistono assolutamente domande insensate, non esistono domande sciocche. Qualsiasi dubbio, qualsiasi perplessità, qualsiasi considerazione anche in merito a quanto avete sentito, è sempre assolutamente lecita e ci aiuta a capire meglio l'argomento. Quindi veramente vi prego di non sentirvi in imbarazzo e di porre qualsiasi tipo di domanda. Noi siamo qui per questo, per cercare di approfondire l'argomento con voi. Allora, l'hanno scritto sulla chat, non avendo alzato la mano, la leggo io la domanda a Elena Fantini. Elena, di quale scuola sei? Magari ce lo puoi scrivere o puoi intervenire, dimmi tu. Beh, intanto la domanda è: perché viene scelta in alcuni casi proprio la razza Beagle? Anco Marzio, lei, Ostia. Marta deve. Chi risponde? Lascerei Marta su questo perché da buon veterinario sicuramente risponde meglio di me. Io poi mi prendo la domanda dopo. Ok. Marta, puoi parlare, vai. Sì, grazie. No, io spengo il microfono, poi mi dimentico sempre di riaccenderlo. Dunque, il Beagle, per quello che si diceva prima, è un cane molto conosciuto, molto maneggevole, non mordace, molto facile da allevare, con un buon numero di piccoli, di dimensioni giuste, e quindi è il tipo
tipico cane standard adatto per la sperimentazione, solo per questo, perché è un cane di media taglia, è molto facile da allevare, molto socievole, che vive bene in gruppo ed è stato studiato sin dall'inizio, sono stati studiati i Beagle, immagino che abbia cominciato l'Inghilterra, che la fa da padrone in tutti i sensi, sia per l'evoluzione della ricerca, sia per l'evoluzione dell'animalismo. Ci sono i più grandi gruppi animalisti, i più grandi ricercatori. Quindi il Beagle è per quello, ma vengono usati anche altri cani. Il Beagle è il più famoso, semplicemente per questo. È stato molto standardizzato, quindi si conosce tutto per filo e per segno. È il modello tipico. Il cane viene utilizzato, lo dico perché lo capisco che l'impatto sul cane sia abbastanza forte per persone come me, come molti di voi che avranno gli animali dentro casa. E i cani si usano quasi in Italia praticamente qua, esclusivamente per la ricerca regolatoria, cioè la legge impone di sperimentare su roditori e su specie non roditore. Proprio per il discorso che si era fatto del talidomide, se la ricerca fosse ancora lacunosa, alcune informazioni si perderebbero. E allora alcuni farmaci, soprattutto farmaci nuovi, dopo che hanno passato i test sui roditori, si provano su animale non roditore e può essere il maiale, la scimmia, il cane, il gatto, per cui l'uso dei cani è limitatissimo alle prove regolatorie. Non nessuno, almeno in Italia, usa cani per la ricerca, anche perché nessuno gli darebbe l'autorizzazione, perché dopo che si è visto quello che è successo per i macachi, ci sarebbe una rivoluzione in Italia. E una cosa che avevo messo, ma ho tolto perché mi sembrava una notizia non importante, però lo è secondo me. Dunque, dopo che uscì la direttiva europea nel 2010, nel 2012 c'è stata una petizione contro la vivisezione organizzata dalla LAV, europea, è stata una petizione europea in cui hanno raccolto 1.160.000 firme. L'Italia ne ha firmate quasi 700.000, cioè noi abbiamo coperto quasi tutte le firme che sono risultate validate, diciamo così. Vi chiedo io a voi, è un buon segno o no che in Europa, su quanti paesi siamo ora, più di 30, noi abbiamo votato su 1.000.000, diciamo 200.000 firme, quasi 700.000, solo nostre? È un buon segno o no? O siamo un po' lontani dalla ricerca, o non conosciamo bene quali sono i tempi, i risultati della ricerca e non ci fidiamo della ricerca? A proposito di petizioni europee, prima di passare all'altra domanda, approfitto ve ne avremmo parlato nelle prossime volte, per dire che è stata lanciata sempre da ambito un po' coscioni humans una proposta di legge, stop al war. Jessica, puoi mettere il link per favore? Stop Global Warming è una petizione europea, ho colto insomma la cosa, per dire basta al riscaldamento globale attraverso delle politiche di sostegno, insomma, e anche di promozione per le aziende anche che non fanno uso del carbone, insomma. Quindi trovate il link se la firmate Avete già adesso, ci vuole firmato? un attimo e aumento. La domanda, Giuliano, avevi già risposto, però forse è bene ribadirla questa cosa. Dato che i tempi di sperimentazione del vaccino erano di 12 anni, quali sono stati i passaggi che l'hanno fatta ridurre a un anno? Ribadiamola, questa era una cosa che già Certo, era no, questa è stata una detta, cosa, però le diciamo. certo, questa è una cosa importante. Allora, diciamo che mediamente, in quella che può essere la storia, i tempi per lo sviluppo di un farmaco sono, come dicevamo, attorno ai 10-15 anni, eccetera. Qui che cosa ha ridotto i tempi di sviluppo di questo vaccino? Come dicevo prima, quello che l'ha ridotto è stato prima di tutto il fatto che questo virus, che noi chiamiamo Covid-19, dal punto di vista scientifico si chiama SARS-CoV-2. La SARS, quello della SARS, è un virus che è arrivato all'uomo nel 2003, se non ricordo male, che era
era sempre un coronavirus molto più aggressivo di questo, che fortunatamente si è, come tutti i virus molto aggressivi, si è, per così dire, autolimitato, perché probabilmente sapete che i virus sono degli organismi che non hanno la capacità di sopravvivere al di fuori di un organismo che li ospita. Quindi quando un virus è molto aggressivo, generalmente uccide il suo ospite e muore insieme a lui. Quindi quello della SARS era un virus molto più aggressivo, che fortunatamente si è autolimitato nel giro di poco, però gli studi su quel tipo di virus sono partiti nel 2003, hanno portato alla creazione di modelli animali su quel tipo di virus già a partire dal 2003, modelli animali che quindi avevamo già a disposizione quando all'incirca un anno e mezzo fa è ricomparso questo SARS-CoV-2. E quindi da lì sono ripartiti immediatamente tutti gli studi, ma avevamo già tutta una serie di conoscenze molto abbondanti che ci hanno permesso di partire con un grandissimo vantaggio. Sapevamo già com'era il recettore, sapevamo già più o meno dov'era, e avevamo già un'idea di come fare a creare una serie di vaccini che potevano andare ad inibire questo virus. In più poi c'è stato, se volete, il grande colpo di fortuna che questa tecnologia che ha portato a questi due vaccini ad mRNA è una tecnologia che si è sviluppata pochissimi anni fa, circa 5 anni fa. Quindi l'insieme di queste due cose, più evidentemente il fatto che ci siamo trovati di fronte a una pandemia, cioè veramente milioni di persone che contemporaneamente nel mondo vengono contagiate. Questo ha fatto sì che ci sia stato un investimento economico enorme in questo tipo di ricerca. E quindi chiaramente questo non ha fatto male, anzi ha fatto bene, ha portato ad accelerare tutte le lavorazioni relative a questo virus. Tenete in considerazione che qualsiasi centro di ricerca al mondo è messo a lavorare su questo tipo di virus, in un modo o nell'altro. E poi appunto tutta la fase ultima di test che viene effettuata nell'uomo di effettiva efficacia si è potuta fare in tempi rapidissimi, perché c'erano tantissimi ammalati, c'erano tantissime persone che si ammalavano. Quindi la ricerca ha avuto dei tempi veramente brevissimi per tutta questa serie di fattori. Quindi un grosso insieme di fattori che ha portato ad accelerare di moltissimo la ricerca. Quindi avevamo un grosso lavoro già fatto causa di un cugino del coronavirus che Esatto. era arrivato nel 2003. Non so, Lorenza, se non siamo stati chiari, io soprattutto nel riportare la domanda, mi scrivi, va bene? L'ultima domanda, poi possiamo anche andare a concludere. Giuseppe, scusami, in realtà c'è anche una domanda e risposta che hanno messo appunto su domande e risposte. Quindi Ah, ora dopo. ci vado, ora ci vado. Prima leggo. Grazie, Jessica. Elisa Cellupri, Anco Marzio, chiede: esistono metodi di ricerca che non facciano uso di animali vivi? Beh, assolutamente sì. Diciamo che la ricerca che fa utilizzo di animali vivi è proprio una fase della ricerca. Diciamo che nell'ambito di tutto un percorso della ricerca che porta allo sviluppo di un farmaco è stato stimato che sia più o meno il 20%. Poi c'è tutta un'altra parte, prima e dopo, quindi come ha fatto vedere molto bene Marta nel percorso di sviluppo di un farmaco, c'è tutta una parte prima che fa uso di modelli in silico, e quindi computerizzati, oppure con cellule, con tessuti, e poi in chimico, eccetera. Ci sono tantissimi altri metodi, poi c'è tutta la parte di ricerca epidemiologica, di ricerca fatta direttamente nell'uomo, sui pazienti. Quindi c'è tantissima parte di ricerca. Voi dovete vederla come tanti pezzi di un grande puzzle che vanno a completarsi. Purtroppo, se manca uno di questi pezzi, la ricerca, il puzzle non viene completato. Quindi purtroppo ad oggi la sperimentazione animale è ancora uno di quei pezzi del puzzle senza i quali non si arriva alla fine. Non so se Marta vuole aggiungere qualcosa. Aspetta, che riaccendo. No, io diciamo trovo assolutamente soddisfacente la tua risposta, è completa e quindi quello che appunto sottolineerei è appunto che la sperimentazione animale è una parte in più della ricerca, diciamo, per i farmaci obbligatoria peraltro. E poi per la ricerca di base ci sono tanti laboratori che non utilizzano gli animali che lavorano sulle colture cellulari. Adesso noi per esempio stiamo collaborando con una
laboratorio del CNR di Napoli, loro lavorano sulle sostanze naturali, quindi estratti di semi o di quant'altro, e le provano sulle culture cellulari, quindi loro non hanno mai toccato un animale, però poi usufruiscono nella fase finale della verifica nell'animale, perché se tu somministri, diciamo, in una cultura cellulare che abbiamo visto, sta in una bottiglietta di plastica, in un forno, in un incubatore a 37 gradi con l'anidride carbonica, che simula in qualche modo il corpo umano, un tipo cellulare. Gli somministri col suo terreno di coltura una sostanza e vedi come reagisce, prima di dire che quella sostanza fa bene all'organismo o fa male all'organismo, e qualche altra prova la devi fare. La provi su un altro tipo cellulare, su un altro tipo cellulare, ma sempre lì devi arrivare. Se è qualcosa che tu poi vuoi somministrare alle persone, una fase, o vuoi affermare che quella sostanza potrebbe far bene alle persone o agli animali, io lo dico sempre perché tutto quello che si è scoperto sull'uomo ha avuto la ricaduta anche nel mondo della veterinaria, e alla fine è una prova sulla complessità, quindi mettendo insieme tutti i tessuti, tutti gli apparati, tutti gli organi li devi fare. Però questo, diciamo, non è detto, c'è tanto, anzi la maggior parte della ricerca è senza animali. Ma se si vuole produrre un farmaco o un prodotto per la salute dell'uomo, anche che non sia un biomateriale, per esempio, lo puoi provare, lo provi, lo provi, lo provi, e poi alla fine là devi arrivare, devi fare quell'interazione complessa tra sangue, liquidi, tessuti, sistema immunitario che ti dà la risposta finale. Però effettivamente c'è tanta ricerca che non fa uso di animali, tantissima. Innanzitutto Lorenza dice che è tutto chiaro, la risposta di prima sui tempi del vaccino, grazie Lorenza. E l'ultima che io leggo qui, non ne vedo altre, non vedo mani alzate, è un'osservazione più che una domanda, però avendola messa nella sezione domande e risposte non vediamo il nome di chi l'ha scritta, ma risulta spettatore anonimo. Comunque, se poi si vuole palesare, se invece ci vuole lasciare questo friccico, insomma, no, finale magari pure, dice: non capisco il punto di vista di chi condanna la sperimentazione animale. Penso che, per quanto triste, sia necessaria e soprattutto che semplicemente non esista alternativa. E già, secondo me, che alla fine di questa oretta e mezza la sintesi fatta sia questa, è un successo di grande portata, oserei dire. Però io vorrei essere un po' provocatorio. Attenzione che l'alternativa esiste sempre. E in questo caso l'alternativa è veramente testare direttamente sull'uomo. Dobbiamo essere assolutamente consapevoli del fatto che l'alternativa a cui ci pone di fronte chi dice smettiamo di sperimentare sugli animali è quella di testare direttamente sull'uomo. Ok? Perché non so se mi sto spiegando, Giuseppe, cioè è importante che tutti capiamo che se viene vietato qualcosa, io mi ricordo e suggerisco questa lettura di quel bel libro che è stato pubblicato, Proibisco Ergo Sum, dall'Associazione Luca Coscioni qualche anno fa, lo suggerisco veramente a tutti i ragazzi. È molto facile proibire qualcosa quando non si è capaci di regolamentarla bene, eccetera, però ogni tipo di proibizione dà luogo poi a una serie di situazioni che hanno i loro pro, ma anche i loro contro. Quindi, tenete sempre presente che un'alternativa c'è sempre, qualcosa di diverso si può sempre fare, il problema è cercare di capire se è meglio o se è peggio questo qualcosa di diverso. E dal mio punto di vista, in questo momento, sarebbe assolutamente peggio, perché significherebbe dire andiamo a testare direttamente sull'uomo. Quale uomo? O un'altra alternativa potrebbe essere non testare proprio, no? Quindi se ti piglio un mal di testa te lo tieni, come dire, no? Questa potrebbe essere un'opzione proprio di quelli. Non è coerente col nostro stile di vita, Giuseppe. Noi No, vogliamo, ma farmaci per tutto. Io lo dico sempre, quando faccio le mie lezioni sulla sperimentazione animale, dico noi siamo disposti a prenderci il farmaco e quindi in qualche modo a sostenere la sperimentazione piuttosto che cambiare il nostro stile di vita. Vogliamo un farmaco per dormire, per essere felici, per essere contenti, per sballarci, per dimagrire, per ingrassare, per tutto. Ricorriamo alla plastica, cioè voglio dire. Noi chiediamo molto alla medicina e poi ci mettiamo però in cattedra dicendo: però non vorrei che i topolini, perché appunto il discorso che fa Giuliano è giusto, noi non siamo in grado di tornare indietro, noi vogliamo un farmaco per tutto. Però quando è il momento di sporcarsi le mani e quindi di toccare
con mano la realtà che se tu vuoi avere la serenità di infilarti l'acido ialuronico sotto le guance, quello è stato fatto sugli animali prima, che ti piaccia o meno, se non ti piace non te lo fai, ma noi siamo disposti a delle cose pur di stare meglio, non cambiando il nostro stile di vita, perché è molto faticoso, e quindi è molto più facile. Il mal di testa, ti fai un bel sonno, no, io se ho mal di testa mi prendo la pasticca e sono felice. Sì. Bene, allora, non ci sono altre domande, quindi io chiuderei qui. Ragazzi, grazie per essere stati fino a quest'ora, e vi ricordo, uno, che avete nella, non so Jessica se lo puoi ripostare, il link per iscriversi all'evento della settimana prossima sulla giornata delle donne nella scienza, che è una giornata, un extra di Scolarmente, quindi non dovete firmare nulla, insomma, e vi ricordo di firmare la presenza di oggi che avete ricevuto, e poi in queste settimane, anzi in settimana, avrete direttamente il test che insomma hanno preparato i relatori per poter vedere riconosciuto l'altra ora e mezza di PCTO. Va bene? Grazie a tutti, viva la scienza, e ci vediamo noi settimana prossima, spero. Grazie, ciao, grazie a tutti. Grazie a tutti, buona serata. Ciao, ciao a voi. Ciao, grazie. Scala, no. Marta, sì? Posso farti una domanda? Come io non no? Volevo occupare, aspetta che stacco la registrazione. Sì, aspettiamo Jessica che un po' escano i ragazzi. Sì, sì. Sì, perché siamo ancora tutti insieme, immagino. Quasi. Aspetta, intanto io accendo la luce della stanza perché sto al buio.